Buongiorno amici, mi sto recando nel comune di Castelmagno, la terra del re dei formaggi, per l'evento di Calù Malvacche organizzato da Confagricoltura, ATL di Cuneo e comune di Castelmagno, eccetera. Deve essere una bella manifestazione, sei nella mandria di Loris Martini, Magnun, conosciuto come Magnun, e appunto andiamo a vedere di fare di nuovo un po' di festa. Sarà un weekend ricco di impegni. Domani sabato sarò presente all'inaugurazione della fiera di valle di Roccabruna. Poi domenica alla fiera di San Luca de Monte, dovevo essere in Valtellina però ho già dato disponibilità a de Monte. Lunedì sto ancora valutando se andare alla fiera del Desa a Bellino o la transumanza della maglia di Roberta Colombero. Martedì probabilmente, se tempo permettendo, già un appuntamento con il fasciato di Sorgo, e così cercheremo di capire qualcosa in più su questa pianta, su questa, non so se è una pianta o come chiamarla, che aveva ucciso più di 50 vacche in un'azienda. Ci faremo spiegare di cosa si tratta sto Sorgo. Guardate che scenario che si presenta qua a Castelmagno. Giù in basso c'era un po' di foschia, guardate qua che roba, i colori autunnali, dal giallo al rosso del ciliegio, ancora al verde dell'arice, e potete già ammirare di qua il santuario di Castelmagno. Penso è uno dei più bei santuari delle nostre valli alpine. Sventolano le bandiere di Confagricoltura su Rocca Parvo. Ed eccomi giunto al santuario. C'è la macchina di Luca, tutta l'organizzazione, vedo già Mariano, ha già preparato la ciocca d'or. Eccola la mandria che sta scendendo, gran galoppo con la pioggia. Messi! Guardate che fila di mucche piemontesi. Abbiamo Luca Magnù che fa la prepista, mi dovrò togliere al brucio. E
San Feisa Luca a sbarata. Re tranquillo. Ah boh. Legge pian pian. Là gliela butta che non spetta. È l'ideale allora. Parcheggi Mac. Abbiamo Pieraldo di Gran Galoppo. E le va come si alza. Vedi. Vedi. Sono circa 400 capi, guardate che belle, nonostante un'estate secco, sono tutte in splendida forma. Telefono, ehi! Abbiamo anche il cameraman di Telecupole, stanno documentando questa desmontegata. Saluto anche il mio amico qua di Maraman, Enrico. Ciao Enrico! Là si vede bene il santuario, poi vado anche dalla parte davanti. Saluto anche Pieraldo che l'ho già visto prima, tutto di corsa, faccendato, male. Tutto a posto, grazie. E ti? A posto, a posto. Boh, vado, là è Luca, no? No, Luca è lassù, Luca. Ma mia fiel! Ah, sì, ah, lo riconosco ancora. Ebbene, se le facciamo scappare è più bello. Ciao ragazzo! Vai a manesca. Ma dai, ci divertiamo un po'. No, no. Dai, no, dai, salto dentro. No, no, no. Aspetta, che mia figlia, aspetta. Falla sempre. Vieni. Ciao. Ciao.
a salutare mio figlioletto. Ti faccio già gli auguri per domani. Grazie. Ah, per i suoi primi 30 anni. Com'è? Sono scese bene? Boh, c'è anche Ilaria? No, arriva la dopo. Ah, già stamattina aveva il corso. E tu non lo fai il corso da pre-maman? Da pre-papà? Sei ben abbronzato, fa ancora sempre sole su di qua? Per ora sì. Boh. Vuoi farti un giro su pioggia? Dai! Ciao! Quella! Ciao ciao! Vamo a parcheggiare! Voglio la taglio poi! Aspetta, ho visto! Aspetta un secondo, parto da terra! Aspetta! Voilà, sono qua con Luca! Aspetta, aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta un attimo! Ti conosci ancora? Ma lì è la bagolina che ha dato Pamela! Va bene? Ma quella lì non si rompe, è un po' cortina, ma va bene. Guardate, qua abbiamo anche l'assessore, dico bene, consigliere regionale riguardo l'agricoltura. Assolutamente, bellissima giornata oggi, molto importante. Un po' in ritardo, però troverai la scusa dei bambini. Famiglia, molto lo importante che ci sia il degio, la mula e pioggia. E poi ne parliamo. Ciao! Guardate qua che bel pastore, di dove sei già te? San Frun! San Frun! Ah, va! Giovanni! Giovanni, ci siamo visti! A là! Transumanza di Agnelli. Voilà, voilà. Oh, saluta Giovanni lì, neanche? Eh no, un po' combinato, c'è stato un imprevisto con la moglie. Ah, bom. Dovevo portare la moglie, poi c'è stato un imprevisto. Hai capito. Ci vediamo dopo. Diamo un po' di abbeveraggio ai ragazzi. Va a parcheggiare, va! Sì, sempre in ritardo! Questo mustard! Arriva sì da ieri sera! Ciao signora! Salve! Buongiorno! Non ti guarda uscire, sono un po' ritardo, magari ti matto, magari io sono scartù, ma lei ci dà. Quarto ora col primo e quarto ora... Ciao! Loris Martini, proprietario della marca. Magari la pastorizia del nostro montagno. E ogni anno che abbiamo male quest'anno siamo di pastorizia. Quindi prima il saluto al sindaco e poi il saluto ai protagonisti, quindi a Loris che con la sua grande mandria, penso una delle più grandi del Piemonte, ci dà l'onore di assistere a questo bel momento. Quindi grazie poi ai bambini. Sarà, è una cosa passeggera, ma è una cosa che vedrete che vi rimarrà dentro e ve lo ricorderete per tanti anni quest'anno. A lei sindaco. Grazie,
Buongiorno a tutti, benvenuti a Castelmagno. Ciao bei ragazzini, tutto bene? Vedo che con questo cappellino bianco fate una bella figura. Se avete visto, vuol dire comunque dare lavoro, dare comunque anche un'impronta turistica che rappresenta il nostro futuro. Quindi ben venga che ce ne siano tanti, spero che i magari storici, Loris Martini che ha accettato e anche il fratello Luca che sono i magari diciamo più importanti della nostra valle, senza ovviamente dimenticare gli altri, perché solo sul nostro comune ci sono circa 2.500-3.000 mucche al pascolo e di questo è una ricchezza veramente importante. Buona festa a tutti e viva i Margari e viva l'Italia! L'economia che si genera intorno agli alpeggi è un'economia per noi davvero preziosa. Il sindaco ha detto molto bene, credo che fare economia in montagna sia molto più complicato, complesso, difficile. E io credo che servano delle misure strategiche per la montagna, che significa anche avere un occhio di riguardo a quelle difficoltà, perché la vita in montagna è una vita in salita e servono degli scivoli di compensazione. Io mi auguro che col prossimo governo l'attenzione alla montagna, alle famiglie, ai servizi, alla scuola e a tutte le imprese possano avere un'attenzione particolare, perché ha davvero delle esigenze, dobbiamo salvarla, tutelarla e soprattutto cercare di creare di nuovo una condizione virtuosa. Io quindi ringrazio davvero per aver organizzato questo evento, perché davvero è un evento. Anche da noi ci sono 5.000 bestie che vengono, e io dico sempre sono in un hotel a 5 stelle, perché davvero fanno una vita felice, sana, e custodiscono i nostri territori. Sono davvero preziosi per noi, per cui anch'io mi unisco al ringraziamento a Loris e Luca e speriamo di poter fare davvero qualcosa per le nostre montagne e per chi la montagna la vive e per chi Luigi, e tocca a te. Deggio la mela. Vedi anche un momento così. Sì, il gatto. Ora andiamo a prendere la maglietta. Voi, allora, io mi metto e guardi sempre il mio video. Facciamo la penitenza. Vai così. Oh, no, l'ho tolto. E tu quando guardi una montagna non guardi la base. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su questi animali, su di noi, e con noi rimanga sempre. Amen. Alleluia! 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 Okay. Allora, chi volesse, come sempre, bravo. Bene, Margaro dell'anno è per tutto ciò che fai, che la tua famiglia fa, che per tutto ciò che fai, che la tua famiglia fa per queste montagne, per il nostro allevamento e per la nostra agricoltura. Quindi grazie e con onore che ti consegniamo Margaro dell'anno, la gioca. Bravo! Luciano da Ormena, ben. Vai papi. Mi curo la storia. Allora, a Luciano consegniamo la ciocca d'oro. E le motivazioni sono queste. Luciano da Ormena nasce il 30 settembre 1950 ad Elba, nel cuore della Valle Maira. È sbagliata l'età. Dimmi l'anno giusto. 4 marzo 52. Ah, 52. Allora, la scuola sua giovinezza con i genitori Giovanni e Giovanni, i fratelli, collaborando fin da piccola all'azienda agricola di famiglia dietro all'allevamento stanziale e bovini in Borgata Grande. Negli anni 70, con l'aumento del numero di capi allevati, diventa sempre più difficile garantire l'approvvigionamento del bestiame con le sole risorse reperibili in poco. Per questa famiglia da Ormena decide di trasferirsi l'attività nel Saluzzese, portando i capi a pascolare in alpeggio ad Elba nei mesi estivi. Il 21 aprile 1979 Luciano sposa Bruna Servetti, con la quale avrà tre figlie, Laura nell'80, Angela nell'82 e Silvia nell'88. Insieme a Bruna e al fratello Costanzo, Luciano gestisce un'azienda zootecnica di famiglia e negli anni aumenta fino a contare più di 300 capi. Dopo la prematura scomparsa di Costanzo nel 2020, Luciano continua a condurre l'attività con la moglie, affrontando ogni anno a giugno la monticazione ad Elba, e a fine settembre rientra in pianura lungo la tortuosa strada del Vallone, portando avanti ancora oggi il rito secolare della transubanza, riconosciuto patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO nel 2019. Per la sua dedizione all'allevamento e alla montagna, per essere stato considerato un punto di riferimento per gli altri margari, con l'agricoltura Cuneo conferisce il premio Giocador 2022. Bravo!
sindaco, presidente, è arrivato anche il presidente, c'è la targa, è qua, i bimbi, eccoli qua, eccola qua, ah no, bravo, 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 grazie, bravo. Sa sindaco, dia qualcosa a Loris, che mi dovete dare il video. Guarda, qua. Sindaco è contento di noi Margari, noi di lui, quindi... Sindaco perfetto, una coppiata vincente. Mi avessero detto che facevi il sindaco a Castelmagno divertendoti, non ci avrei creduto. E invece è così. Il sindaco a Castelmagno è una festa continua. Ed è solo l'inizio. Però... Bravi a tutti. Girati un po'. Girati dietro. Voilà. E mi metto con tal video di YouTube. Ma mettele un po' più davanti. Vedete il santuario? Il santuario. Fa bene entrare a me, non parlo. Grazie. Dai un po'. È andato a fare i due secche decise in quello, sicuro. Mi raccomando. Ciao. C'è la POC? Abbiamo Pieraldo che dirige il traffico. Il boss di Castelmagno. Ma il Malgaro meme dell'Alpe di Tiber sta diventando il Malgaro storico di Tiber. Oh! Alle partite! Alle! Gran galoppo! Alle! Secondi, 400 vacche. Ci vedremo dopo per il carico. Questo è Luca Magnum. Saluta Willy! Ciao Willy!
ci sono i figli di Loris che non so il nome, comunque i proprietari della Mandria. E uno, il più piccolo, è un mio accanito fan, quello che gli ho dato la maglietta. Allora, ora per un mandare mangiare e bevi, i vacche sono partite, che saraggio, eh? Stasera, libera tutti. Adesso vediamo la Mandria di Gran Galoppo. Mariano, saluta sia a vista YouTube. Vedo la mula, Mariano. Quella. Dai. Lascio di nuovo pioggia libera, vediamo se scappa, non scappa. Al massimo va a trovarsi con le mucche. Allora, buon appetito a tutti! Abbiamo il sindaco che va bene, sta il bagno! Sempre così! E tu sei? Io sono Morris! Morris delle bufale! Dove osano le bufale? Voilà. Castelmagno hanno usato a portare 2000 metri. Voilà. E quindi... solo io e Annibale siamo andati su con le bufale 2000 metri. E la mia mula? La mia... la tua mula? Ma perché Annibale è andato con gli elefanti ed era passato a 2000 metri. Io ho l'orgoglio di aver portato su le bufale 2000 metri, perché le origini delle bufale non hanno le montagne 2000 metri. Sui commenti del mio video di quest'estate qualcuno diceva che la bufala ha bisogno di acqua, è vero o no? Gli piace tanto, gli piace divertirsi nell'acqua. Infatti noi abbiamo fatto le docce, addirittura se lei va su, usano le bufale, c'è la doccia. Ah, buon, buon. Ma allora vengo a trovarti in allevamento. Volentieri, volentieri. Faccio vedere i piatti. Beh, ecco, un po' di griglia ci vuole. Ah, sì, sì, sì. Mariano! Hai mai fatto niente nella tua vita? Oggi lavori? Qualcuno si mette a aprire il tavolo e mi dice no, il mondo è cambiato. Guai se qualcuno vedesse che prepara il tavolo, a casa zero. Ma tu ti fai il video? Non così. Ma per il video mi rovino, smantere le mie pune. No. Tutto sti bugnà. Oggi pranzo con gli amici di Telecupole. Che ci ha dato, perché non fa mai male questo periodo. Ormai siamo arrivati alla quinta edizione, speriamo di ripeterla al prossimo anno. Cambieremo località per dare la possibilità a tutti questi territori di far conoscere a tutti quanti le loro potenzialità. Io ripeto, ringrazio tutti voi. Ci vengo dopo a far partecipare alla festa anche il presidente del Consorzio di Castelmagno, che assaggeremo più tardi. E lascio la parola al direttore per il saluto. Sì, grazie a tutti. Bravo. Bravo. Allora, questi come bene, da cui mi partì la maglia questa. Io dico sempre che chi è bravo a far feste è bravo a lavorare. Bravo! E quindi, bravi! Bravi! E anche i nostri soci, visto che siete così bravi a far feste, siete anche bravi a lavorare. E questa è la fortuna dell'agricoltura e di Confagricoltura. Quindi, grazie a tutti, grazie alla partecipazione, grazie sindaco, veramente, grazie. Mi piacerebbe il prossimo anno. Paolo è arrivato in ritardo perché aveva da sistemare le bambine. Un piacere essere qui, quest'anno è il quinto anno, quest'anno qui in Vallegrana, davvero bello, una giornata bella, una giornata sotto il santuario, davvero un bel colpo d'occhio.
una data un po' particolare, partiamo dai problemi della siccità avuti da in primavera all'estate, adesso all'energia. Mangio la polenta perché... che sono da qualità oggi, ma qui adesso stiamo con Franco, non è il momento di approfondire questo. Vorrei ringraziare davvero tutti quanti coloro che hanno messo in piedi questa quinta edizione, in modo particolare Mariano Celli che non si è mai... Quindi Mariano, davvero, come vedi, tutti quanti ti stanno ringraziando. Proseguiamo il pranzo, complimenti e grazie ancora. Ricordo ancora che oggi tutti i politici purtroppo erano impegnati ad Alba per la presenza del Presidente dello Stato Mattarella, ma ci abbiamo guadagnato noi perché facciamo festa in locale. Grazie a tutti. A recuperare pioggia davanti al santuario, non mi lascia neanche mangiare tranquillo. Vieni pioggia, facciamo vedere il santuario. Lì è il capannone dove stiamo pranzando, tutto organizzato da Confagricoltura. Devo dire ottima organizzazione, tutto pieno, non si aspettavano un pubblico così numeroso. Polenta col Castelmagno sfuso è una prelibatezza. Lasciamo la parola al Presidente del Consiglio. Io sono molto felice di aver partecipato a questo evento perché bisogna aiutare questi borgari, bisogna dargli una mano e valorizzare i prodotti della montagna in questi territori che sono molto duri. E niente, il migliore è sempre il Castelmagno, e quello è stato in tutto il mondo, e sono felice di essere stato qua con voi e di aver condiviso questo bellissimo momento della Transumana. Grazie. Don Jimmy dice che il valore del Castelmagno del formaggio dato dal santuario, sì! Perché c'è la benedizione. Vabbè, adesso lo portiamo al tavolo. E questo è il Castelmagno. Ci sono due fan, anzi tua moglie è una mia fan, preferirei conoscere tua moglie che te. Mandagli salutini a tua moglie qua con Paola. La mula. Ciao Paola, sono qua Paola. Con la mula. Io sapevo neanche che mi venisse. Ciao Paola. Ciao Paola, continuo a seguire i miei video, no? Magari un giorno ci conosciamo, secondo me sei meglio te che tuo marito. Ragazzi, saluto ancora Mariano qua, il mio amico di classe, 64 infallibili. Sembri mio papà, ma siamo della stessa leva. Ah, che piccio, che senso. No, è stata una bella festa, grazie, ti ringrazio di essere venuto, hai fatto divertire. L'unico adulto che è salito sulla mula. No, mi portate al sindaco. Ah, il sindaco, sì. Però sì. I bambini sono divertiti, tutti contenti, hanno detto speriamo che non oggi sia di noi. Senza Deggio non si fa la festa. Quindi ricordati, sei già invitato per l'edizione del 2023. Vediamo dove si fa, sì, poi. Veniamo. Ci sono. Vieni via col treno, quello di Carlo. Ciao Mariano, ciao, grazie ciao, di tutto. Deggio. Ciao. Voilà. Venite qua. Chi su che sti trui? Chi su che sti? Ok, ma sto facendo il video, eh?
per YouTube. Ma aspetta, ora fu la foto. Mariano. Da qua, come vedete, il bar è già stato chiuso e riprendo la strada della discesa per Caraglio e Dronero. Ciao Castelmagno, al prossimo anno, penso. Suna! No, ma va! Peraldo al lavoro, ho finito di mangiare. Perché parla che la cosa diventa qua abbiamo anche la bella bergera. Oh, bella bergera, racconta un po' qualcosa, come procede la gravidanza? Dai che mi fai diventare nonno. Beh, madonna, io sono super contento. E qua il papino com'è? È contento? Me lo immagino. Lui col passeggino. In mezzo alle pecore. Sono arrivato che i camion sono già tutti carichi, peccato, ma va bene così. Suna. Guardate qua Pieraldo con la maglietta di Deggio la mula. E attacca. Cambi color cura. È più bello dietro che davanti, Pieraldo. Ragazzi, qua siamo quasi più nessuno. Saluto Ilaria, Luca, Pier, il mio numero uno del canale YouTube con 200.000 visualizzazioni. Poi è arrivato Roby, ma perché è un grande figo. Ti, e ti? Io sono sempre Matteo. Ah. E qua sono due nuovi che non conoscete. Il re dei maiali. Il re dei maiali di Barene. Roby. E lui il Alessandro. Il dottore dei maiali. Il boss dei veterinari. Qua abbiamo Luca Magnun e il proprietario della Magna, che ci facciamo dire qualcosina adesso. È andato tutto bene, carico? Benissimo, direi. Ringrazio della partecipazione tutti quelli che hanno avuto tempo, perché anche loro hanno da fare. Appunto. Non possono sempre essere disponibili, ma si sono organizzati e abbiamo trascorso una giornata insieme. Un giorno fantastico, direi. Sì, per essere venerdì. Ora c'è anche Luca Deggio che ha le pecore da spostare, ma in qualche modo facciamo. Saranno già scappate perché ha il telefono. Sì. Tutto normale. Allora bon. Deggio la Mila, grazie di essere intervenuto anche te. Va bene. Mi ha fatto piacere. Ringrazio ma con agricoltura. Perché, ah, c'è anche, sì, sì, sì. Perché l'amico qua di Luca. Mariano. Mariano. Bruna. Tutti. Tutti, Bellogno, direttore. Tutti. Il sindaco di Castelmagno. No, beh. È sempre con noi Margari. E tutta l'amministrazione. E se mai divertì parei. Ah, lui. Boh. Queste occasioni non molla. Ciao a tutti. Grazie, Deggio la Mila. Domani a De Monte. No, domani Roccabruna, domenica a De Monte. Sempre da fede. Alla fiera di San Luca. Ci vedremo! Qua abbiamo Ferrero Mangimi che deve mantenere una promessa. Voglio vedere l'adesivo Ferrero sul daily di Deggio, vero? Hai di notizie su questo punto? No, forse! Pier, ti va su!
Edo. Ciao ciao a tutti. Ma direi che...